Un progetto che accompagna i giovani a crescere responsabilmente. Questo è l'obiettivo di un'iniziativa che ha visto all'opera ragazzi tra i 14 e i 18 anni nel presentare il miglior storytelling e il miglior progetto di street art contro l'uso di alcol e droga alla guida. I vincitori sono stati premiati nella Sala Rossa del Comune di Pesaro con un premio di 500 euro spendibili per una patente di guida. Sì, il coinvolgimento di tanti ragazzi durante tutte le fasi del percorso, del progetto e che vedrà oggi la consegna dei veri e propri premi, dei premi che poi vedranno anche i propri progetti, le proprie creazioni realizzate, in particolare il murales che verrà realizzato nella rotatoria, per intenderci, vicino alla sede della polizia locale, lungo Via Canale. Diciamo, lo storytelling che diventerà un vero e proprio video. I vincitori, i ragazzi che verranno premiati, riceveranno un buono per la patente, quindi un buono da 500 euro che potranno spendere nella propria autoscuola guida di fiducia per poter poi conseguire la patente. Questo è un progetto di cui per anni, in questi ultimi anni, si è parlato poco, ma in realtà, oltre che essere molto attuale, è un progetto importante che deve coinvolgere le giovani generazioni e da lì aumentare quel tipo di sensibilità che proprio in quella fase di formazione e di crescita è importante. Ed è per questo che siamo partiti proprio dai ragazzi delle scuole e poi anche dell'università, ma che in realtà si rivolge a tutti. È un tema di cui per tanti anni si è parlato, ma serve sempre mantenere l'attenzione alta e senza dimenticare appunto che la sensibilità rispetto a queste tematiche è comunque un lavoro che va fatto quotidianamente e che vede questa volta l'amministrazione locale in prima linea. È stato diciamo, un percorso molto interessante. Ci siamo dovuti confrontare, no? Apportando ognuno le proprie caratteristiche, perché poi il progetto prevedeva tre fasi di informazione, formazione e prevenzione. Abbiamo, diciamo, completato le prime due fasi, e che prevedevano anche un contest, quindi i ragazzi che abbiamo invitato qui questa mattina sono i ragazzi che hanno partecipato al contest, che prevedeva due categorie, una per la realizzazione di un murales e l'altra per la realizzazione di un video sull'argomento naturalmente del progetto Be Responsible, cioè di mettersi alla guida responsabilmente, dopo aver assunto, insomma, dopo aver bevuto alcolici, di valutare, riuscire a valutare se è il caso di mettersi alla guida oppure no, far guidare un amico. E abbiamo avuto degli incontri con Luca Pagliari, che è un giornalista, regista e storyteller, e che abbiamo visto insieme a lui il suo docufilm che si intitola Ogni giorno, e lì sono stati coinvolti 1.100 studenti in quattro incontri. E questo docufilm è sulla storia di Francesco Saccinto, un ragazzo di 15 anni che purtroppo è stato investito da una persona in grave stato di ebbrezza. E sono state fatte delle riflessioni insieme, poi questi ragazzi hanno deciso di partecipare al contest e questa mattina premieremo i vincitori, ma anche tutti quelli, ci sarà un riconoscimento per tutti quelli che comunque hanno partecipato.